Seconda parte del video FIFA Imperialism edizione nazionali. Andiamo un po' a vedere come eravamo rimasti alla fine della prima parte. Allora, questa qua ragazzi era la situazione che c'era alla fine della prima parte, quindi direi che è abbastanza definita, con il Marocco che si è ingigantito, poi abbiamo la Germania, la Finlandia, l'Ungheria, la Polonia, l'Italia che ha battuto la Francia e tanti altri stati invece che non hanno ancora neanche disputato una partita, ma ne rimangono ancora 18, avevo detto 17, mi ero sbagliato a contare, e quindi andiamo a girare la ruota. Iniziamo la seconda parte, che stabilirà quale sarà la nazionale più forte di tutto il mondo. Siamo sulla ruota, queste sono le squadre rimaste, e allora andiamo a girarla e vediamo cosa esce. Subito l'Italia! No, l'Irlanda! Dove va a giocare l'Irlanda? L'Irlanda va a giocare a destra. E a destra per l'Irlanda c'è il derby contro il Galles. Andiamo, Irlanda-Galles. Irlanda-Galles con il Galles che ha James a 99 perché ha già vinto una partita. Per l'Irlanda invece un debutto, quindi sarà molto dura. Vediamo chi vince. 2-1 per l'Irlanda. Non è vero, non è vero. Eliminato il Galles e Irlanda che prende un giocatore a 99 e che si espande. Ah raga, mi sono dimenticato di vedere i voti per vedere chi aveva preso il voto più alto per potenziarlo a 99, quindi mettiamo Obafemi che ha segnato, mi sta simpatico Obafemi. Bene, ingrandita l'Irlanda che si prende gran parte del Regno Unito, è ora di andare a girare nuovamente la ruota. Ah, tra l'altro mi ero dimenticato di colorare questo pezzo del colore dell'Italia ragazzi, perché è vero, questo pezzo era della Francia e l'Italia battendo la Francia si è presa anche questo pezzo di Inghilterra. Let's go! Quindi togliamo il Galles che ha perso dalla ruota e andiamo a girarla. Ne rimangono 17 questa volta per davvero. E tocca all'Italia. Attenzione, tocca all'Italia con Berardi 99. Da che lato va a giocare l'Italia? L'Italia va a giocare a destra. E a destra l'Italia va a giocare contro l'Ungheria. Occhio regà all'Ungheria che ha dei bei giocatori a 99 perché ha già vinto alcune partite. Ah ragazzi, in questa seconda parte dovrò parlare un po' più ASMR perché intanto si è fatta luna e i vicini dormono. Italia-Ungheria. L'Italia ha Berardi a 99, l'Ungheria Adam e Szoboszlai perché ha vinto due partite. Vediamo un po', 3, 2, 1, let's go, ai rigori di nuovo, abbiamo battuto la Francia ai rigori, battiamo pure l'Ungheria e quindi l'Italia si espande, l'Ungheria è eliminata e l'Italia porta a 99 pure chi è stato il migliore, Pellegrini, Pellegrini a 99, let's go. Oh raga, per me possiamo vincere anche tutti i rigori, va benissimo così, basta che rimaniamo l'unica nazionale in questa mappa del mondo. Oh raga, l'Italia comunque zitta zitta, guardate quanti territori ha preso e quanto si è espansa. Buono così, buono così. Andiamo a girare la ruota. Ma prima togliamo l'Ungheria da questa ruota e ora possiamo andare a girarla. Ma le sudamericane non sono ancora uscite? Vediamo un po'. Italia, mamma mia, di nuovo l'Italia. Occhio, due volte di fila. Dove va a giocare l'Italia? L'Italia va a giocare non in alto, non in alto. In alto a sinistra. Forse ci siamo salvati dalla Germania. In alto a sinistra per l'Italia vuol dire Irlanda. L'Irlanda che ha appena battuto il Galles, quindi sono belli caldi. Però possiamo batterli, dobbiamo batterli. Italia e Irlanda, loro hanno Obafemi a 99, noi Berardi e Pellegrini. Siamo più forti, dobbiamo vincere. Retegui davanti, 3-2. Berardi, Pellegrini e Retegui. E il migliore in campo chi è stato? Vediamo un po'. Berardi 8,5, Pellegrini pure e Retegui pure. Loro due sono già 99 e quindi Retegui vola a 99. L'Italia si espande e l'Irlanda viene eliminata. Let's go Italia. Comunque raga, sono bastate tre partite all'Italia per avere questa formazione. Germania inizia a tremare. Tolta anche l'Irlanda eliminata dall'Italia, andiamo nuovamente a girare la ruota. 15 squadre rimaste e tocca alla Polonia. Niente, non vogliono giocare le sudamericane. Dove gioca la Polonia? Dove gioca la Polonia? In alto a destra, mi sa che non c'è nessuno. Confermo, non c'è nessuno in alto a destra. Allora andiamo a rigirare la ruota per la Polonia. In basso a sinistra. E in basso a sinistra, ragazzi, vuol dire ancora Italia. Raga, ma è Italia Simulator sta seconda parte. Polonia contro Italia. Vediamo un po' chi vince. Polonia-Italia, anche qua c'è un grosso favorito e siamo noi, gli azzurri. Anche perché loro hanno solo Zinischi a 99. Vediamo un po'. 4-1. Barella, Retegui, Pellegrini, Retegui. Quindi Italia che vince, si espande e che porta 99 di overall. Vediamo un po' chi. Nicolò Barella. Sta diventando troppo forte l'Italia comunque, ve lo dico, non so chi potrà fermarla, meglio. In Europa ragazzi sono rimaste praticamente 6 squadre. Finlandia che ha tutta la parte sopra, Germania, Italia che ha tutto questo territorio, Croazia che non ha mai giocato, Spagna e Scozia. Mentre come vedete tutta l'America ancora non ha disputato una partita. Boh, vabbè, usciranno anche loro. Togliamo la Polonia dalla ruota, questa è la volta che esce una squadra dell'America secondo me. Sud America anzi, vediamo... Oh, ci ho preso, finalmente esce il Messico. Vediamo un po'.
doveva giocare il Messico in basso a sinistra, ma in basso a sinistra il Messico non c'è nessuno, sono andato a vedere, quindi rigiriamo la ruota in alto a sinistra questa volta. E in alto a sinistra il Messico affronta gli Stati Uniti d'America. Messico-Stati Uniti è un debutto per tutte e due le squadre, quindi hanno le loro formazioni base, nessuno potenziato 99, vediamo chi vince, vediamo chi si espande. 3-2, che partita, i supplementari per il Messico. Antuña e Chucky Lozano. Migliore in campo Antuña con 10 di voto, che quindi verrà portato a 99, che tra l'altro è anche il suo numero di maglia. E Stati Uniti che ci salutano alla prima partita. Ciao ciao Stati Uniti. Tolti gli Stati Uniti, let's go con il prossimo giro. Vediamo un po' chi esce. Niente, è stata solo un'eccezione, quella del Messico. Si torna in Europa, tocca alla Spagna. Doveva giocare la Spagna. La Spagna va a giocare in basso a destra. Ok, forse Spagna-Marocco. Il VAR conferma Spagna-Marocco. Chi vince si prende tutto questo territorio più questo qua della Spagna. Vediamo Spagna-Marocco. Vediamo un po' se il Marocco riesce a vincerne un'altra dopo le vittorie che gli hanno portato a 99 En-Nesyri o Boufal, o se la Spagna, la sua seconda partita, riesce a vincere ancora. 3, 2, 1, vince la Spagna! Eliminato il Marocco, la Spagna diventa gigante e porta a 99 Alvaro Morata. Cioè ragazzi, la Spagna con una sola vittoria si è presa tutto questo territorio verde. Ok, tolto il Marocco dalla ruota, andiamo nuovamente a girarla. Sempre meno squadre. A chi tocca? Tocca al Brasile! Finalmente. Dove va a giocare il Brasile? Va a giocare in alto. E in alto a sinistra, per il Brasile, vuol dire Messico. Come vi ho detto nella prima parte, raga, il Brasile non c'è su FIFA, quindi ho messo tutti i giocatori del Brasile all'interno dell'Arrogate Town. E ora c'è Brasile contro Messico. Vediamo un po' chi vince. 3-2-1, vince il Brasile! 1-0, Vinicius. Migliore in campo? Chi è stato? Proprio Vinicius con 8,6. Quindi Messico eliminato, Brasile che al debutto vince e si espande, e Vinicius a 99. Raga, io direi che siamo verso la fine, eh. Si sta iniziando a delineare un po' il tutto. Tra l'altro, guardate il Ghana che non ha mai giocato. Giocherà poi molto probabilmente contro la Spagna. Se dovesse vincere il Ghana farebbe un colpaccio assurdo. Ma andiamo a girare la ruota. Anzi, prima dobbiamo togliere il nostro Messico. 11 squadre rimaste. Vediamo a chi tocca. Germania. Potrebbe esserci il super scontro con l'Italia. Vediamo. Germania che va a giocare a sinistra. E mi sa tanto che è contro l'Italia. No ragazzi, non è contro l'Italia, perché la freccia indicava esattamente in questa posizione. E quindi Germania-Scozia. Germania-Scozia. La Germania sembra infermabile. Ha 4 giocatori a 99. Dall'altra parte la Scozia. Vediamo un po' come va a finire. 2-1 al pelo, ma la Germania ce la fa. Vince un'altra partita, si espande ancora di più e porta un altro giocatore a 99. Questa volta Julian Brandt. Togliamo la Scozia, ne rimangono sempre meno. Queste le magnifiche 10. Alcune non sono mai scese in campo. Vediamo a chi tocca adesso. Ancora il Brasile. Doveva giocare il Brasile. Brasil in basso a sinistra. E mi sa che vuol dire Brasile Argentina. E ragazzi, la mappa conferma Brasile Argentina. Mamma mia, il super classico. I campioni del mondo in carica rischiano di perdere lo scettro di squadra più forte del mondo, perché adesso affrontano il Brasile. Vediamo un po' come va a finire col Brasile, che tra l'altro ha Vinicius portato a 99. 3, 2, 1. 4-3 rigori, vince ancora il Brasile. Eliminata l'Argentina da questo FIFA Imperialism edizione nazionale. Tra l'altro hanno sbagliato i rigori tutti, cioè ma com'è possibile? Vabbè, chi è stato il migliore? Con 7,9 Richarlison, che viene portato a 99, e il Brasile si espande. Come direbbe il buon Lele Adani, colpo barbaro del Brasile, colpo barbaro. Mamma mia, gigante il Brasile. Rimossa l'Argentina, ne restano solo 9, tra cui la nostra Italia. E tocca ancora il Brasile? No. Tocca all'Australia? No, forse la Nuova Zelanda. Dovrebbe essere la Nuova Zelanda. Confermo, ho verificato, della Nuova Zelanda. Vediamo dove attacca la Nuova Zelanda. In alto a destra. Il problema, ragazzi, è che la Nuova Zelanda può attaccare solo in alto. Quindi praticamente Nuova Zelanda contro Spagna. Chi vince si prende tutti questi territori. Beh, devo dire che è una sfida equilibrata, ragazzi. 5 stelle contro 2 e mezza. Vediamo se fanno il miracolo. Spagna-Nuova Zelanda, con la Spagna che tra l'altro ha pure Alvaro Morata e Oyarzabal a 90. Vabbè, 5-0, dai. 6-0. Oh, 2-1. Ok, passa la Spagna che era rimasta in 10. Nuova Zelanda eliminata con molta fatica. Però la Spagna porta anche a 99 di overall. Chi porta a 99 di overall? Carvajal. Ok, tra l'altro Nacho Fernandez ha preso 3,7 di voto. Va bene. E quando rimangono 8 squadre alla fine, questa è la situazione. Croazia e Ghana quasi non si vedono, talmente sono piccole, non ha mai giocato. E queste sono tutte le altre: Canada, Brasile, Germania, Finlandia, Italia e Spagna. Andiamo a girare la ruota. 3, 2, 1. La Croazia, oh, bastava nominarla, raga. Scende in campo la Croazia. E mi sa che dove becca becca gli va male la Croazia. A destra.
E in basso a destra, per la Croazia, vuol dire Spagna. Vabbè, che ormai la Spagna è gigante, raga, quindi tutte praticamente beccano la Spagna. Però Croazia, Spagna, il debutto della Croazia. Non è un bene, raga, non aver mai giocato fino alla fine, perché comunque ti trovi a giocare contro squadre che hanno già vinto molte partite e che quindi hanno tanti giocatori potenziati 99. Potrebbe essere una buona cosa se riesci a fare la sfangata e vinci giusto la finale. Però è dura, raga, è dura e sarà dura per la Croazia. Vediamo, magari mi smentiscono, eh. Croazia-Spagna. Da una parte una debuttante, dall'altra una squadra che ha tre giocatori a 99. Ma il calcio è strano? Eh no, è strano. Beh, in realtà fino ai supplementari ci sono arrivati. Poi però la Spagna ne fa 4. Vediamo che il migliore in campo della Spagna, Merino, che quindi anche lui va a 99 di overall, e la Croazia viene eliminata. La Spagna invece ormai, boh, diventa gigante, grossa come l'America la Spagna. Potenziato un Merino 99, togliamo la Croazia, ne restano 7, le magnifiche 7. Vediamo se esce l'Italia, bastava chiamarla, regà, sono un indovino. Italia contro... contro chi va l'Italia? Contro una squadra alla sua destra, forse Spagna. Confermo, regà, a destra l'Italia incontra la Spagna. E chi vince, regà, si prende praticamente metà mondo. Potrebbe essere una finale, invece si incontrano adesso. Entrambe le squadre hanno vinto 4 partite e hanno 4 giocatori a 99 da Italia. Come agli europei. Come agli europei, sì, ai supplementari. Pellegrini e Pellegrini, doppietta, let's go. L'Italia diventa ancora più grande. Spagna eliminata e chi è che va a 99? Spinazzola, anzi Donnarumma. Donnarumma a 99. 6 squadre rimaste e questa è la situazione. L'Italia è nettamente la più grossa insieme al Brasile e il Ghana ancora non ha giocato. Vediamo se resisterà fino alla finalissima. Potrebbe essere una strategia. Togliamo la Spagna dalla ruota, ne restano solo 6. Siamo verso la fine. No, niente, raga, io devo smettere di chiamare le squadre. Tocca al Ghana. E il Ghana doveva giocare in alto e mi sa proprio che vuol dire Ghana-Italia. Esattamente, vuol dire Ghana contro Italia. Oh, Italia, non fare scherzi. Come al mondiale del 2006 che hai vinto 2-0 contro il Ghana, ti prego. Italia-Ghana per colorare altra parte del mondo d'azzurro. Vediamo un po' come va a finire. 5-3. Oh, mamma mia, fine supplementari ce l'hanno fatta sudare. Ma va bene lo stesso, l'importante era vincere. Chi è stato il migliore? Tolti quelli già 99, direi... Oh mamma mia, non lo trovo. Cristante. Sì, anzi Verratti, 6,5 Verratti. Raga, vi dico solo che questa è la formazione dell'Italia. Sì, batteteli se ne siete in grado, batteteli. Togliamo tristemente il Ghana da questa ruota perché credevo nel sogno del Ghana, ma ne sono rimaste 5. Brasile, Canada, Finlandia, Germania e Italia. Vediamo un po' a chi tocca. Germania, mamma mia, mi sa che può giocare solo contro l'Italia la Germania. Ah no, anche contro la Finlandia se esce in su. Vediamo. Ed esce in su. E quindi Germania-Finlandia. Vediamo, andiamo un attimo al VAR. Il VAR conferma. Germania in su va contro la Finlandia. L'Italia è salva per ora. Qua non c'è manco da dirlo, regà, ma so che tutti noi speriamo nella vittoria della Finlandia con Pucchi e Pojampalo a 99 di overall. Ma serve un'impresa. Serve un'impresa? No! Ai rigori! Quasi, quasi. Che peccato. Quindi Germania che vince, si espande e porta anche Royce. No, Royce era già 99. E allora porta anche... Havertz. Sì, porta anche Havertz a 99 di overall. 4 squadre rimaste. Qua si decide il destino di questo FIFA Imperialism. E tocca ancora all'Italia. Mamma mia. Doveva giocare l'Italia... Oh, a sinistra. E per l'Italia in bassa sinistra vuol dire Brasile. Mamma mia che partita. Mamma mia. Qua spiazza per la Rugged Town, regà, ma io ti farò la nostra Italia. Anche perché questo non è la Rugged Town, questo è il Brasile. Vediamo un po' come va a finire. Ho tanta paura. Ho tanta paura. 5-1. Pellegrini, Scamacca, Verratti, Pellegrini, Pellegrini. Quanto è forte l'Italia. Mamma mia. Chi viene portato a 99? Scamacca. Ok, Scamacca a 99. Anche se non è tra i titolari, ma ormai i titolari sono tutti a 99, quindi ci sta. Ciao ciao Brasile. Ciao ciao. Raga, parliamone di quanto è gigante l'Italia. Cioè, follia. Non sto manco a ingrandirla perché andrebbe in mezzo al mare. Facciamo che la sdoppiamo, va. Ok, tutti i territori che vedete azzurri sono dell'Italia. Va bene. Tra l'altro non vorrei dire, ma mi sa che il Canada non ha ancora mai giocato. Potrebbe essere, non ricordo. Vediamo, giriamo la ruota. E la prossima squadra è la Germania. Attenzione, Canada che rischia la finale. Doveva giocare la Germania... In alto non può. Rigiriamo la freccia allora e la Germania va a giocare a sinistra. Forse contro il Canada. Ragazzi, confermo, a sinistra Germania-Canada. E quindi chi vince va in finale contro l'Italia, che è ufficialmente in finale di questo FIFA Imperialism. Mamma mia, impazzisco, impazzisco. Non l'avrei mai pronosticata in finale. E quindi adesso, crediamoci, il sogno azzurro. Allora, io qua spererei una vittoria del Canada, così almeno l'Italia avrebbe una finale più facile. Però, oh, la vedo dura. La vedo molto dura contro questa Germania. Mamma mia, i rigori. Anche qua, tesissima, ma la Germania vince i rigori.
5-4 e quindi finalissima Italia contro Germania, un grande classico del nostro calcio, con la Germania che però si vede potenziare anche Emre Can, ok, perché gli altri sono già tutti a 99. Prima della finale però merita di essere vista la cartina del mondo, quando sono rimaste solo due squadre. La Germania ha tutta la parte in alto, l'Italia tutta la parte in basso. Chi vince si prende tutto quanto ed è la nazionale più forte del mondo. Andiamo con la finalissima, Italia-Germania. Che sogno. Sulla carta regà più forte la Germania perché ha più 5 in attacco, centrocampo pari e più 4 in difesa. Ma l'Italia sappiamo che è una squadra molto difficile da battere. E allora andiamo. Ovviamente raga, manco ve lo sta a dire, questa ci facciamo la simulazione integrale e guardate che forte l'Italia. 99 a Pellegrini, Reteghi, Berardi, Verratti, Barella e Donnarumma. Dall'altra parte a 99 invece hanno Werner, Royce, Gnabry, Brandt ed Emre Can e anche Raum. Mamma mia, mamma mia. Simulazione integrale, l'ultima partita di questo FIFA Imperialism. Io ci credo, forza azzurri, anche se nell'ultimo FIFA Imperialism, quello della Champions League, il Napoli che era un'italiana ha perso in finale, quindi non lo so. Intanto subito pericolosa l'Italia. Non posso urlare raga perché ci sono fatte le 2:30. Se fanno gol raga esulterò in SMR, quindi sarà molto divertente. Sì, e andiamo! Reteghi, Reteghi, Reteghi il predestinato! 1-0. Tra l'altro dovrei fare qualche video su Reteghi, mi sembra una buona idea. Magari arriveranno nei prossimi giorni. No, Marco Reus, hanno fatto il kick-off, 1-1, tutto riaperto. Cross palla dentro, ancora Reteghi, raga, ma è un fenomeno, ma è un fenomeno. Vabbè, ha fatto 2 gol in real life in 2 partite e qua gol in finale contro la Germania. Stacce, occhio, fermateli, 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 dai che ci abbiamo Donnarumma con 99, che miracolo, che miracolo. Donnarumma ancora, ora stiamo soffrendo, dobbiamo uscire da questa situazione molto pericolosa. No, non ci credo. Julian Brandt, 2-1 per la Germania, che incubo. Starò così con le mani sulla testa per il resto della partita, ragazzi. Sono in sciopero. C'è ancora speranza per il 2-2, Reteghi, fai qualcosa di buono, allarga, perfetto. Ma come fuori gioco ancora, ma dai. 88 sul cronometro, ancora la Germania avanti, para Donnarumma, ma mi sa che non c'è più tempo. Dobbiamo prenderla e ripartire in contropiede, così, così, contropiede, 3 di recupero, buono. C'è ancora tempo per un'occasione, forse. Dai, direttore, Reteghi, Reteghi, allarga, per il 10, palla dentro, sì, ti prego, ti prego. Non ci credo la parata, non ci credo la parata è definita. La parata è definita, ma chi è che si è divorato quel gol non lo so. Dobbiamo dirlo, la Germania vince la finale ed è la squadra campione di questa edizione di FIFA Imperialism edizione nazionale. Andiamo sulla cartina che tutti insieme la coloriamo tutta dello sfondo della Germania. Ragazzi, non vi ho fatto vedere il pezzo in cui toglievo l'Italia e coloravo tutto del colore di sfondo della Germania perché era un momento molto triste, ma questa è la situazione finale di questo FIFA Imperialism edizioni nazionali. La Germania ha vinto ed è ufficialmente la squadra più forte del mondo stabilita da FIFA Imperialism. Peccato per l'Italia che perde ancora una volta in finale, perché nella versione Champions League raga c'era Napoli-Bayer Leverkusen in finale, quindi di nuovo Italia-Germania e ha di nuovo perso l'Italia. Vabbè, sarà per la prossima raga. Detto ciò, con il sottofondo la cartina finale completa di questo FIFA Imperialism, io vi ringrazio per aver visto questo video, anzi parte 1 e parte 2. Se ancora non l'avete fatto, un mi piace, un'iscrizione qua sotto. Davvero è tutto e noi ci vediamo domani con il prossimo video. Ciao raga.